very much. The might and poignancy of love. Bene, grazie mille. Direi che potenza e intensità dell'amore troppo spesso in effetti per noi sono accompagnate da sensazione che questo sia fuori dall'ordinario, sia misterioso, sia imprevedibile, sia incontrollabile. Although we are aware of love's universal nature and commonality, infatti, pur essendo consapevoli della natura universale e anche del carattere comune di quello che è l'amore, tendiamo a credere che questa particolare esperienza sia un'esperienza unica e anche irripetibile. Desideriamo infatti infrangere il mistero, risolvere l'enigma, vogliamo comprendere quello che ci è toccato, vogliamo prevedere quello che accadrà, vogliamo anche riconquistare quello che è il controllo del nostro futuro. L'amore in effetti afferra, accoglie e abbraccia i nostri corpi, le nostre anime, anche le nostre menti. L'amore risiede e si radica nella nostra carnalità e dentro la nostra spiritualità e nel nostro pensiero, ma ancora più profondamente nella natura, nella cultura e anche nella società. L'amore infatti è una spinta a fondersi con l'altro, è una congiunzione di corpi sul piano della natura, ma anche sull'unità spirituale e simbolica, sul piano culturale e anche sul piano sociale. Intendo qui esaminare e anche vagliare tre aspetti delle relazioni e anche delle interrelazioni d'amore in rapporto all'analisi freudiana. Qui farò appunto riferimento al S, all'io e al superio. Questo lo faremo anche seguendo degli altri autori che invece riconoscono un modello triadico dell'amore. Ad esempio, è lo stesso Zygmunt Bauman, che è quello che ha esplorato questi rapporti tra sesso, erotismo e amore. Farò riferimento anche a Robert Sternberg, è uno psicologo americano che conoscerete, che nell'88 ha scritto sul triangolo dell'amore, ovvero l'intimità da una parte come elemento costitutivo, assieme alla passione, assieme all'impegno. Posso fare riferimento di nuovo anche a un altro sociologo americano che è Thomas Sheff, che nel 2006 ha sviluppato una formula di nuovo triadica dell'amore. Fa riferimento infatti Sheff all'attrazione, alla sintonia e all'attaccamento. Ora, la fragilità dell'amore, ovviamente faccio riferimento alla sua delicatezza, alla sua transitorietà, alla sua fluidità, anche alla sua illusività. Ebbene, questa fragilità potrebbe avere le proprie radici negli aspetti carnale biologico, l'aspetto psicoculturale e perché no l'aspetto normativo sociale delle relazioni d'amore. D'altronde è quello che succede anche nelle tensioni e anche nelle connessioni mutevoli in effetti fra questi tre diversi aspetti. Sappiamo infatti che la fragilità dell'amore deriva dal fatto che l'amore stesso è una relazione soggetto-oggetto. Sappiamo infatti che l'amore connette un soggetto che è senziente, che è ammirante, che è adorante, che è desiderante. Un soggetto che è pieno di bramosie e anche d'affetto, ebbene questo viene collegato a un oggetto che conserva sempre la propria esteriorità, l'alterità, la differenza. Sembra infatti arrivare dal di fuori, sembra qualcosa che ci accade. Sembra qualcosa che assomigli all'essere trafitti dal dardo di Cupido, tuttavia però abita dentro di noi soggetti. Ora, nel caso delle cose, oggetti come un dipinto, un quadro piuttosto che una scultura, un vestito, una casa, oggi farei meglio a dire un'automobile e anche un iPhone, oppure anche nel caso di idee, queste idee possono essere delle idee religiose, possono essere ideologiche, possono anche essere scientifiche. Ebbene, si tratta comunque di una relazione che io definirei unilaterale, nel senso che non c'è un altro soggetto sulla sponda ricettiva della relazione. Questo vuol dire che non abbiamo aspettative di reciprocità. E anche è vero che esiste comunque un desiderio sia di appropriazione che di possesso, addirittura una fusione, la fusione, l'idea c'è di diventare unità con l'oggetto. Ora, nelle relazioni d'amore tra esseri umani, oggi mi limiterò in effetti a questo aspetto di qualcosa che invece potrebbe richiedere molto più tempo, ebbene in questa relazione compaiono due soggetti, ma ciascuno è simultaneamente anche un oggetto per l'altro. Ora, è vero che una relazione potrebbe rimanere unilaterale,
D'altronde è come in un amore che non viene corrisposto, piuttosto che ciò che succede in un amore non confessato. Vuol dire quindi che rimane senza reciprocità, un amore che rimane incompiuto, anche se è un amore fedele e, perché no, durevole. Sappiamo infatti che anche un amore reciproco comunque può essere asimmetrico, nel senso che una relazione d'amore è comunque sempre una faccenda, una questione fra due altri, con la maiuscola, diversi. Ebbene, queste persone potrebbero cercare di forare, bucare, trasgredire e anche superare la loro alterità, potrebbero pungere fisicamente la loro reciprocità e farla anche colare. Ora, lo stesso Zygmunt Bauman afferma che in ogni incontro erotico i partner sono al contempo sia soggetti che oggetti. C'è abolizione della contraddizione? No, è inconcepibile questa abolizione, a meno che entrambe le parti non la consentano a ricoprire o in modalità intermittente o in modalità simultanea entrambi i ruoli, o meglio ancora, queste due persone riescono a fondere due ruoli in uno solo. Ora, la fusione dei ruoli di soggetto e del ruolo di oggetto, così peraltro come la cooperazione di passione, assieme all'intimità, assieme all'impegno, ora tutto questo nel sostenere il legame, ebbene queste condizioni, ripeto, sono condizioni di un amore autentico, un amore che è capace di offrire felicità e anche soddisfazione a realizzazione. È però vero che questo processo di individualizzazione, assieme alla frammentazione, direi addirittura atomizzazione, dei legami interumani, che contraddistingue il contesto liquido moderno, intralcia, dà fastidio, riduce considerevolmente infatti le possibilità che queste condizioni vengano soddisfatte. Ora, alterare, modificare le connessioni e l'equilibrio fra i vari ingredienti della relazione d'amore e della reciprocità dei sentimenti può causare in effetti delle deformazioni patologiche. Queste deformazioni potrebbero generare a loro volta dei risentimenti, ovviamente con un effetto devastante per l'amore. Ora, la rottura stessa dei legami tra sessualità, l'erotismo e l'amore, che deriva poi dalla frammentazione dei legami personali e anche da una individualizzazione complessiva, rende ciascuno di questi stessi elementi che vi ho appena brevemente descritto adatto ad essere utilizzato come uno strumento di sfruttamento. Questo è il termine giusto, sfruttamento, una vera ricerca di potere, di controllo. Questo fattore diventa, in ultima istanza, un fattore vero e proprio di riciclo della passione d'amore in passione di odio. Il sesso quindi può degenerare in stupro, l'erotismo, per quanto riguarda questa caratteristica dell'amore, potrebbe degenerare in pornografia, il matrimonio potrebbe essere trasformato da un'unione d'amore in una prigione per due coniugi che si odiano. Dunque il corpo umano è un organismo biologico, il corpo umano è un ricettore di gioia, ma è anche un ricettore di dolore. Questo nostro organismo rimane il perno fondamentale dell'amore, amore che è desiderio di contatto fisico, il toccarsi, l'accarezzarsi, lo strofinarsi, il baciarsi, l'intrecciare i corpi, le penetrazioni reciproche, la simultaneità di estasi ma anche di appagamento. Ebbene, questo aspetto della relazione d'amore può essere portato a compimento solo nel mondo reale, quello offline, come diremmo oggi, carnale. Nel mondo infatti online i suoi sostituti sono assolutamente destinati a rimanere degli elementi di illusione. Peraltro Zygmunt Bauman, proprio nella sua parte della conferenza di oggi, assolutamente andrà a parlare di questa differenza, il famoso amore online e l'amore che conosciamo forse di più, che è quello offline. Ora, nel mondo reale però sappiamo che le debolezze organiche, le nostre vulnerabilità, i nostri limiti, i nostri difetti e francamente l'ultimo punto, ma non meno importante, la mortalità del corpo, incombono comunque sulla prospettiva della perpetuità dell'amore. In effetti, come ha scritto il grande poeta John Donne, e qui cito, l'amore costruito sulla bellezza presto come la bellezza muore. Ora, gli uomini e le donne che si giurano amore finché morte non ci separi, raramente o forse mai pensano alla morte che invece li separerà. In protesta quindi contro la separazione, le persone che si amano, e qui posso parlare, siamo in Italia, di Romeo e Giulietta, scelgono di morire insieme.
Potrei anche citare un film di Michael Haneke che si chiama L'amour in francese. Ebbene, questo mostra la lotta di un marito innamorato e di una moglie innamorata contro però la debolezza del corpo di lei. Alla fine c'è trionfo dell'amore con il marito che asfissia la sua compagna e questo atto viene compiuto per liberare questa donna dal dolore. Ora, il motivo freudiano di questa lotta incessante che c'è tra Eros, che sappiamo essere il dio dell'amore, e Thanatos, che invece sappiamo essere il dio della morte, ebbene questo motivo freudiano ritorna prepotente nell'analisi dell'amore di Bauman. Eros, e cito, è posseduto dallo spettro di Thanatos. Non è questione della precocità di Eros, non è un discorso di quantità, se volete, distruzione o di espedienti fai da te, che può liberarlo da questa inclinazione sia morbosa che suicida. La sfida, infatti, l'attrazione, la seduzione dell'altro rendono qualsiasi distanza, anche se ridotta, addirittura anche se minuscola, comunque grande, insopportabilmente grande. Ora la fusione, il predominio, sembrano essere le uniche cure per questo tormento che ne risulta. D'altronde c'è solamente un sottile confine, è un confine facilissimo questo da trascurare, tra da una parte una carezza gentile, dolce, dall'altra invece un pugno di ferro forte e spietato. Eros infatti spinge a protendere la mano verso l'altro, però la mano che carezza può anche afferrare, può anche stringere, qui alla fine della lunga citazione da Bauman del 2003. Ora, l'infatuazione e anche la passione d'amore non si riducono alla brama, qualcosa che può essere cioè soddisfatto in tanti diversi modi, non si esaurisce questa stessa brama appena soddisfatta. Sappiamo infatti che la passione amorosa, la passione d'amore è diretta verso una particolare persona che noi scegliamo, forse prescegliamo, e che è considerata l'unica al mondo. La gratificazione sessuale infatti non estingue, addirittura la innalza, la fa crescere, ingrandisce questa passione, la rende più grande. In questa in effetti abbiamo delle forti emozioni positive, ad esempio l'ammirazione, piuttosto che la gioia, l'affetto, la tenerezza, emozioni forti che però si mescolano con delle emozioni forti ma negative, ad esempio il dolore, l'ansia, la gelosia. Sappiamo infatti che la imposizione unilaterale, piuttosto che la rottura di una relazione, può condurre e generare violenza. Può generare costrizione, può portare addirittura all'ossessione di gelosia. Noi sappiamo infatti che questa passione d'amore, corrisposta, conduce proprio allo sviluppo dell'intimità. Abbiamo cioè una migliore comprensione reciproca, abbiamo simpatia, abbiamo anche empatia, abbiamo armonia dei sentimenti, generiamo lealtà e vediamo sostegno, nonché nascere fiducia. Ora, i partner infatti si identificano l'uno con l'altro vicendevolmente, si sentono due in uno o potrei dire anche uno in due, una vera e propria fusione, unione di anime, dentro la quale c'è una linea di confine tra personalità che si offusca, diventa più scura. Le differenze di interesse cominciano infatti a svanire fino a volte a scomparire. Al contrario, equilibrare questa amalgama che appunto ne scaturisce diventa un problema. Allora, l'equilibrio e anche il senso di giustizia, il senso di equità potrebbero cominciare a traballare, ad essere scossi se un partner tenta di imporre i propri bisogni, i propri interessi, le proprie preferenze e comincia a descriverli, a dipingerli come se fossero condivisi da entrambi, come se fossero vincolanti per entrambi. Oppure potrei fare l'esempio opposto, ci potrebbe cioè essere una vera e propria resa totale della propria volontà, ovvero il fatto di rinunciare ad esempio ai propri desideri, si comincia a desistere dalle proprie iniziative personali e questo vuol dire sottomissione totale alla volontà dell'altro partner. Ora, l'amore ridotto a passione e a intimità è spesso chiamato e definito l'amore romantico, piuttosto che come fa Anthony Giddens nel testo del 2002, una relazione pura. Ebbene, questo amore ridotto a passione e intimità può evitare l'impegno, impegno che io qui intendo, come dire, come decisioni, come insieme di pensieri, come azioni,
come emozioni che sono volte a trasformare la relazione d'amore, proprio come ha detto il filosofo polacco Wojciech in un testo del 1999. Questo vuol dire trasformare la relazione d'amore in un'unione durevole, conservare però quest'unione nonostante ogni tipologia di ostacolo. Ora l'impegno, dicevo, impegno implica e vuol dire consapevolezza di essere innamorati, vuol dire che l'amore è importante nella propria vita, il desiderio quindi di mantenerlo vivo, l'accettazione della responsabilità reciproca dei partner l'uno verso l'altro è uno dei tanti ingredienti di questo amore. Questo trova la propria manifestazione nella cura, nell'assistenza, nella protezione e anche nell'obbligo di aiuto reciproco. La fuga dall'impegno, l'allontanarsi dall'impegno, è proprio qualcosa che è fornito dalla relazione pura, che di nuovo, secondo Giddens, si fonda unicamente sull'offerta di gratificazione del desiderio. Prosegue solo, e qui cito, fin tanto che si ritiene da entrambi i partner che questa offerta sia sufficiente a dare soddisfazione affinché ciascun individuo rimanga dentro il rapporto di coppia. Cito di nuovo, la relazione pura non è come accadeva un tempo al matrimonio, una condizione naturale, la cui durabilità può essere data per scontato, a meno che non si verificano delle circostanze estreme. E cioè una caratteristica della relazione pura, il fatto stesso che questa può essere interrotta, può essere terminata più o meno volontariamente da ciascuno dei due partner e praticamente in ogni singolo momento della vita di coppia. Perché infatti una relazione abbia una possibilità di durare è necessario impegno. Quindi tutti coloro che si impegnano, attenzione, senza riserve, rischiano però comunque un grande danno in futuro, nel caso appunto che la relazione venga sciolta. È sempre Giddens che ci mette davanti a questo pensiero. Ora, Bauman critica questo tipo di relazione, e qui cito, la cui fragilità e inconsistenza rende i legami fragili e transitori. Se infatti la relazione deve adempiere la propria funzione quando uno dei due partner affronta una prova, ebbene questa stessa relazione ha bisogno di sistemi, di contrafforti più saldi, più affidabili rispetto appunto alle emozioni poco costante, a volte capricciose, della gratificazione. E qui chiudo la citazione. La relazione pura, infatti, è l'intimità tra persone che finché dura sospendono la loro identità di soggetti morali, perché questa relazione pura è, io la definisco, una intimità de-eticizzata. È una intimità alla quale togliamo tutti i valori morali. Ora, l'assenza di impegno, quindi, non è solamente una vinaccia di vuoto, di perdita di amore, di sofferenza che è dovuta all'abbandono. Qui cito, iniettare il composto solido delle norme matrimoniali dentro l'impulso erotico volatile. Ebbene, questo certo dà una protezione ai deboli, però attenzione perché il rifiuto di impegnarsi ci toglie anche dalla soddisfazione vitale e dal provare felicità. Sapete infatti che secondo studi psicologici e anche sociologici sappiamo che la soddisfazione, la felicità sono legate direttamente alla fiducia sia verso gli altri che verso se stessi e alla sensazione conseguente di poter controllare il proprio destino. Nell'assenza infatti di impegno noi perdiamo la possibilità di sviluppare il nostro io morale nel corso dello sforzo cooperativo di superare quelle che sono le nostre debolezze e di risolvere ad esempio dei problemi che noi potremmo percepire come difficili. Ora l'impegno quindi, l'impegno che rafforza questa nostra sensazione di sicurezza, ma attenzione perché contemporaneamente l'impegno riduce il senso di libertà. Quando infatti una relazione d'amore diventa semplicemente un dovere, dal quale poi cominciano a scomparire desiderio, passione piuttosto che intimità, ebbene questa relazione si trasforma in una semplice, scontata apparenza. Sappiamo infatti che un legame che è limitato alla condivisione di alcuni compiti della vita, piuttosto che al perseguimento di certi obiettivi di vita, questo è vuoto d'amore, è veramente un legame senza un fondamento amoroso. Il dovere infatti rimpiazza l'amore proprio come la confortevole routine
rimpiazza e sostituisce uno sforzo affannoso e tremendo di avventura. Ora, per quanto ho potuto, ovviamente in questi limiti di tempo, cioè in pochi minuti, ho cercato appunto di condividere con voi quello che per me è l'amore. Peraltro Samuel Johnson, sapete che è l'autore del primo dizionario della lingua inglese, bene, Johnson ha scritto che l'amore cos'è? È la saggezza degli stolti, ma al tempo stesso è anche la stoltezza dei saggi. Sappiamo anche invece che Shakespeare ha affermato che essere saggi e amare va oltre la capacità dell'uomo. Ahimè, quando diciamo tutte queste cose insieme, cioè tutte quelle che devono essere dette sull'amore, purtroppo le più importanti rimangono taciute, inespresse. Quindi le domande sull'amore del grande poeta Oden, la domanda ad esempio avverrà come il tempo che cambia? L'amore sarà gentile e corteso o sarà ruvido? L'amore trasformerà veramente la mia vita in generale? Ditemi allora, diceva appunto Oden, la verità, vi prego, sull'amore. Sono purtroppo domande che sono, mi dispiace dirlo, rimaste senza risposta. Allora, per concludere, ma anche per rendere le cose più difficili, c'è ancora un'altra storia d'amore da raccontare. È una storia nuova, è una storia d'amore nel nuovo, incredibile mondo online, che io definisco quantomeno ruggente. Cosa c'è di nuovo allora in questo amore? Questo amore è veramente poi così nuovo, quello online, come forse tendiamo a pensare? E soprattutto è più facile raccontarlo questo amore? Grazie mille, ce lo spiegherà allora Zygmunt Bauman. Alexandra Kania, nel modo veramente migliore possibile, e direi che insomma, ha fatto del suo meglio, come tutti quanti noi cerchiamo insomma di fare del nostro meglio quando parliamo della storia dell'amore. Ebbene, la storia dell'amore è tanto lunga quanto la storia di noi esseri umani, e probabilmente anche questa storia di amore potrebbe avere una fine. La fine sarà solo quando finiremo di vivere tutti noi esseri umani su questo pianeta. Alexandra Kania, quindi, in questa sua presentazione, credo anche correttamente, giustamente, ha nutrito questa stessa presentazione parlandoci dell'amore e facendoci anche capire che è probabilmente la cosa che noi non diciamo, le cose che non restano, che non sono dette, che invece sono quelle più importanti. Credo invece che, come dire, sospetto, ma addirittura ne ho anche paura. Io penso che in questo momento stiamo vivendo in un periodo veramente molto molto critico della storia, ma anche della storia dell'amore. Credo che veramente sia un momento in cui dobbiamo far lavorare moltissimo il nostro intuito anche per capire l'amore. Ci sono però alcuni sviluppi, qualcosa di molto molto radicale, qualcosa che ci colpisce molto, proprio nel modo in cui noi viviamo su questo pianeta in questi anni. Beh, credo che ci sia un certo modo di vivere, di essere, di amare nel mondo. Tutto questo è cambiato negli ultimi anni, decenni, soprattutto grazie, barra a causa del mondo di internet, del mondo online. Capite insomma che, come dire, questo internet oggi divide la nostra vita, a mio avviso, quantomeno in due parti diverse. Da una parte, cioè, abbiamo ripetuto lo sviluppo dell'online, il mondo quindi online, il mondo in linea, il mondo di internet, quello virtuale. D'altra parte, ovviamente, rimane il nostro mondo reale, quello offline. E secondo appunto alcuni ultimi studi sociologici, beh, insomma, per noi persone nel mondo di oggi il panorama di vita, il panorama anche dell'amore, è cambiato. In media, pensate, riusciamo a passare ore e ore della nostra vita, ripeto, in media, una media fatta tra vari gruppi d'età e vari paesi, riusciamo a passare metà del nostro tempo, tra virgolette, libero, cioè quello non lavorativo, guardando, interagendo ancora una volta con degli schermi, come se durante la nostra attività lavorativa non ci interagissimo già abbastanza. Ebbene, direi che come dire, è quasi essere diventati nuovi diversi esseri umani. Ebbene, lo psicologo e biologo dell'Università di Harvard, Mark Mauser, e qui permettetemi appunto di utilizzare una sua citazione, riassume le tendenze attuali. Appunto ci dice che oggi la maggior parte delle nostre connessioni avvengono tramite internet. L'esperienza tattile più ravvicinata che noi abbiamo, guarda caso, non è più con delle persone o con degli altri esseri, ma è con la nostra tastiera, davanti allo specchio magico di un iPhone. Noi, infatti, cosa facciamo?
Insomma, passiamo tempo twittando, postiamo su Facebook, chattiamo, utilizziamo messaggistica istantanea, siamo su Google Talk, navighiamo e parliamo grazie a Skype. Ora, per quanto notevoli possano essere queste tecnologie, sì, sono meravigliose perché ci permettono, ci consentono di restare in contatto con amici, famiglia, magari persone che vivono appunto in altre regioni, addirittura in altri paesi. Ebbene, tutte queste tecnologie hanno determinato un declino profondo e fondamentale della nostra capacità reale di avere delle normali relazioni faccia a faccia. Sono cioè delle tecnologie, vedete ancora una volta qui permettetemi di citare dallo stesso Mauser, sono addirittura delle tecnologie certo che ci hanno fatto diventare mentalmente ciechi, siamo diventati insensibili al linguaggio del corpo degli altri, al loro portamento, al modo in cui la gente cammina, al modo in cui la gente esprime sentimenti, semplicemente alzando un sopracciglio piuttosto che storcendo o arricciando il naso. Beh, devo dire che questi sviluppi incredibili e particolari, beh, sicuramente insomma ne siete coscienti, consapevoli, insomma voi qui chiaramente siete dei partecipanti a pieno titolo a questa rivoluzione dei social network. In questo momento tutti quanti noi conosciamo appunto i famosi social network, le reti sociali. Secondo me, vedete, questo sviluppo, questo passo in avanti è stato creato proprio da una sensazione crescente, sempre più forte che c'è dentro di noi, è qualcosa che noi vediamo crearsi in questi anni, creare dei rapporti stabili è molto difficile, questo percorso di creare rapporti stabili è strapieno di imboscate, di pericoli, peraltro come la professoressa Cagna diceva un attimo fa, lei ha utilizzato il termine commitment inglese, quindi impegno, beh insomma l'impegno lo sappiamo è una condizione assolutamente necessaria per la stabilità di una relazione, ebbene facendo questo quindi, beh come dire, noi ci sentiamo con le mani legate, ci sentiamo con un futuro obbligato e quindi vogliamo quasi sfuggirne, slegarci queste mani, vogliamo vivere in un mondo diverso, vogliamo evitare la routine, la ripetitività, la reiterazione e la noia e pensiamo che internet sia una porta d'uscita, una fuga da questo molto facile peraltro. Ci sono cioè tanti diversi collegamenti certo fra le persone, ma pensiamo che queste connessioni fra di noi siano rischiose, siano difficili e quindi c'è un tentativo, quello cioè di uscire da questi rapporti, da queste relazioni, tanto più da quelle che non riescono a soddisfarci. Penso che questa, come dire, via di fuga sia comunque molto complicata, ci porta via molto tempo, ci porta via tantissima energia. Potrei quindi dire che tutta quanta la storia, se volete, dell'epoca moderna, qui faccio riferimento insomma anche alla cosiddetta sociologia di internet, si basa praticamente su promesse. La promessa cioè che qualcuno ci racconta, cioè attenzione, non avrai più difficoltà, ti potrai allontanare da queste difficoltà. Faccio riferimento di nuovo a Facebook. Sapete che ormai Facebook ha raggiunto 1 miliardo di iscritti sul pianeta. Ebbene, in gran misura, pensate a appunto quello che ha fatto Facebook a livello di libertà di rischio. Voi entrate, ad esempio, in questi rapporti, non ne conoscete le conseguenze, perché sapete bene che questi muri virtuali di Facebook e di tanti altri social network possono essere penetrati, possono essere distrutti. Credo quindi che quello che questi siti ci offrono è la togetherness inglese, quindi il senso di comunità, il senso di stare insieme. L'impegno è più profondo, è qualcosa di molto più bello, di molto più brillante, è il fatto appunto di stare insieme, di approfittare della compagnia degli altri, lo stuzzicarsi vicendevolmente, il porsi domande e dare anche delle risposte. Questa medaglia però ha due lati, se volete, ha due facce. Da una parte c'è appunto l'online, dall'altro c'è l'offline. Nell'offline c'è un lungo obbligo a cui noi facciamo una promessa, ad esempio insomma a un certo punto se non ci sentiamo più bene dentro questo mondo fatto di obblighi, ecco che cerchiamo di uscirne, ecco che cerchiamo un punto di resa, una via di fuga ed uscita. C'è un'altra promessa, la promessa da questi siti di amicizie senza nessun sacrificio, senza tribolare, il famoso dating inglese, l'uscire con qualcuno anche se virtualmente, sembra tutto quanto essere descritto come un beneficio, come un vantaggio, non devo in quel caso pagare l'alto prezzo ad esempio del, non lo so, abitare insieme, condividere una casa o un luogo.
Cosa ci promette quindi questo mondo online? Beh, qui devo assolutamente dire che tutto ciò di cui parliamo adesso di internet, beh, lo conosciamo, lo sappiamo, forse in passato non avevamo ancora capito com'era questo mondo di internet, se ne parlava già molto qualche anno fa, forse esagerando. In questo caso quindi devo fare riferimento invece a una forza d'attrazione, quella che riguarda ogni singolo rapporto. Sappiamo infatti che il feeling dominante che riguarda ognuno di noi dovrebbe appunto essere quello che ci porta verso qualcun altro. Attenzione però, dentro questa sensazione o sentimento vive anche un sentimento negativo, il fatto della paura di essere lasciati, la paura di essere abbandonati, la paura di dover avere il coraggio di lasciare qualcuno. Davanti a uno schermo tutto questo non succede, tutto è molto più libero, è molto più facile da gestire ed immediato. In questo caso quindi cosa possiamo fare davanti al computer? Possiamo avere tutto, tutto questo, ripeto, facilmente, immediatamente. Non ci sono sforzi, ci sono comunque alcune aspettative che magari non vengono soddisfatte. Tutta quanta la storia quindi di questa epoca moderna potrebbe essere raccontata come se fosse la storia della guerra dichiarata a qualsiasi tipo di fastidio, di scomodità, di inconvenienti, piuttosto che di dispiacere. Potrebbe essere quantomeno una promessa, la promessa di combattere questa guerra, senza però fermarsi fino ad arrivare alla vittoria finale. Oggi infatti c'è una emigrazione massiccia, anche se qui è part-time, come si dice oggi, un'emigrazione cioè dal mondo offline alle terre online, sono state recentemente scoperte queste terre. Ebbene, questa emigrazione dall'off all'on potrebbe essere sicuramente ricordata come la battaglia più decisiva della modernità. Questa battaglia, infatti, che attualmente noi portiamo avanti, è stata in effetti ingaggiata da tutti noi. Ci siamo tutti voluti o forse dovuti entrare. Continua questa guerra ad essere combattuta. Il terreno su cui è combattuta io lo chiamerei relazioni interumane. Territorio che in tutti i tentativi precedenti di spianare la strada, di appianare la strada, strada che in effetti in passato nei rapporti off era accidentata, era piena di cunette, bene, adesso cerchiamo con un computer di raddrizzare tutti i suoi passaggi. Ebbene, questo sforzo è uno sforzo importante, è una vera sfida. Ci si oppone cioè con vigore a ogni tentativo di liberarlo da trappole o imboscate di cui parlavo un attimo fa. Ebbene, questa battaglia, se vinta, insomma, questa potrebbe essere anche una conclusione poco giustificabile, però questa battaglia, ripeto, se vinta, promette proprio di rendere assolutamente semplice questo compito ingombrante di andare a annodare, stringere ma poi spezzare i legami fra gli esseri umani. Da una parte abbiamo impegni, dagli altri abbiamo degli obblighi, questi rapporti implicano. Ebbene, un computer sembra quasi rendere questi sforzi inesistenti, una vita priva di sforzo, libera da problemi piuttosto che da preoccupazioni. Ora, se questa guerra è vinta dalle forze che attualmente, come dire, sono all'offensiva, questa stessa battaglia potrebbe essere anche seguita dalla conquista e poi anche dall'annessione della parte offline del mondo abitato. Di conseguenza ci potrebbe essere poi l'arrivo, l'aggancio della sua acculturazione, cioè l'adozione nella parte offline di schemi cognitivi piuttosto che di predisposizioni, della gerarchia di valori e ancora modelli di comportamento che sono stati sviluppati e si sono anche radicati nella parte online. Proviamo allora a confrontare questi due mondi, questi due lati della stessa medaglia. È qualcosa di molto diverso, sono radicalmente diversi l'off dall'on, le regole comportamentali, le aspettative, le logiche di funzionamento. Voi sapete quindi che il mondo online assolutamente è già cominciato e partito in modo completamente diverso, non fosse che per la sua logica di base rispetto al mondo offline. Cosa c'è però ancora di più particolarmente diverso? Qualcosa che ha a che fare in questo caso con l'amore. Jonathan Franzen, nel suo discorso inaugurale che ha tenuto il 21 maggio 2012 al Kenyon College negli Stati Uniti, ci diceva quanto segue. Il fine ultimo veramente della tecnologia consiste nel sostituire un mondo naturale che è indifferente ai nostri desideri. Chiaramente, insomma, il mondo non fa attenzione a ciò che noi vorremmo, fa quello che vuole senza certo chiedere a noi il permesso.
Quindi un mondo fatto ad esempio di uragani, un mondo fatto di sofferenze, un mondo fatto di cuori infranti, piuttosto che un mondo di resistenze che vengono poste. Ebbene, tutto questo deve essere allora, secondo noi, sostituito da un mondo che corrisponde invece ai nostri desideri, in modo tale che si tratti di una vera e propria estensione, un prolungamento di noi stessi, del sé. Quindi, come appunto diceva Franzen l'anno scorso in questo college, è tutta una questione di comodità. Si tratta cioè di un comfort, di una grande comodità, guarda caso senza disagi. Quello che sembra voler essere oggi il nostro sogno è una mancanza di disagi. Il fatto cioè che vogliamo un mondo obbediente, lo vogliamo plasmabile, vogliamo cioè potare via dal mondo tutto quello che si frappone fra il desiderio che noi abbiamo da una parte e la sua soddisfazione dall'altra. Beh, direi che per fare un piccolo riassunto di questa mia prima parte di presentazione potrei dire vivere in un mondo che è fatto praticamente sulla base del vizio e ricetta che noi stessi creiamo, le nostre ricette, i nostri pensieri che vogliamo implementare. Come fare un collegamento allora con l'amore all'interno di questo mondo che cambia, a questo rapporto off-on, facendo riferimento al mondo contemporaneo, al mondo dentro il quale noi stiamo vivendo in questo momento? Beh, direi che una delle questioni fondamentali di cui si potrebbe parlare oggi, beh, ci vorrebbe francamente una giornata intera di conferenza solo per parlare di come è cambiato appunto l'amore in questo nostro nuovo rapporto con il mondo e nel nuovo mondo on-off. Quindi sia io stesso, sia voi, sia tutti quanti gli altri, vogliamo continuare a sentire, ci vogliamo sentire molto forti, ci vogliamo sentire pieni di passione nei confronti di ciò che noi vogliamo fare. Attenzione, dobbiamo e noi stessi vogliamo amare ciò che deve essere amato. Allora, probabilmente questa è la definizione attuale dell'umanità, almeno in questo vero e proprio momento di sviluppo e di fase storica. È però vero che lo stesso Jonathan Franzen continua a esplicitare le sue idee e ci dice ad esempio appunto che siccome i nostri mercati vanno a scoprire, vanno anche a rispondere a ciò che i consumatori invece vogliono sempre di più, la nostra tecnologia attuale è diventata estremamente adatta a creare dei prodotti che possono corrispondere al nostro ideale, un ideale certamente fantastico, un ideale che cerca di rispondere a questa nostra idea di relazione erotica. Dentro questo rapporto, infatti, l'oggetto amato, guarda caso, non chiede niente e offre tutto. Questo ovviamente all'istante, sul momento, immediatamente. Ci fa sentire quindi onnipotente questa sensazione. Questo vuol dire quindi che ci sentiamo invasi di questa grande potenza, appunto onnipotenti, senza però fare delle storie o scenate terribili quando questo feeling è sostituito da un oggetto ancora più sexy e viene consegnato a un cosiddetto cassetto, come dico io. Beh, devo dire quindi che i mercati, la tecnologia e poi chiaramente tutte le attività appunto ripeto molto potenti di pubblicità, di reclamizzazione, ecco quindi quello che tutti oggi sembra vogliamo fare, riciclare questo amore, questi oggetti di desideri, metterli dentro a una bella campagna di marketing e poi andare a commercializzare il tutto, non solamente la tecnologia, quindi che proprio espressamente cerca di manifestarsi sempre di più e sempre più dentro le nostre vite. La tecnologia oggi sembra anche non solo togliere questi sforzi, ma anche guidare i pochi sforzi rimasti dentro un rapporto d'amore. Per cui posso fare riferimento certo a tantissimi progetti e prodotti commerciali tecnologici, i vari sistemi elettronici che si attivano con un semplice comando vocale. Non devo neanche più muovere le dita, semplicemente io ho dei comandi vocali per poter allargare l'immagine, magari come facevamo qualche mese fa con due dita, oggi possiamo già farlo appunto in modalità
abilità vocali. Io vado appunto a lavorare sul mio schermo dell'iPad allargando e stringendo le mie dita. Ebbene, tutto questo, vedete, incarna quello che abbiamo sempre sognato dei nostri oggetti d'amore, però raramente, forse mai, siamo riusciti ad ottenere una concretizzazione di questo sogno. Di nuovo, questi piccoli gadget tecnologici assieme alle campagne di marketing di oggi, questi non restano mai un momento di troppo. A un certo punto scompaiono, cominciano quindi ad essere fisicamente cacciati fuori dai nostri schermi televisivi, se tratta di pubblicità, quando non è più ora di quel gingillo elettronico. Ora, questo gadget elettronico, l'insieme di gadget digitali, non si limita infatti a servire all'amore. Questi sistemi sono stati veramente progettati per essere amati, proprio nel modo in cui li vorremmo amare nel mondo offline. Diventano dei veri e propri oggetti d'amore, questi oggetti tecnologici, ma attenzione, perché l'elettronica raramente accetta l'amore. Sistemi elettronici, sistemi digitali, che si incarnano nel modo ancora più pieno di noi esseri umani e rappresentano la concezione di un oggetto ideale d'amore. Creano dei parametri, definiscono dei modelli, come dire, sia in che out, cioè sia nell'entrata che nell'uscita dalle relazioni d'amore. Beh, sappiamo che tutti quanti gli altri oggetti d'amore, certo elettronici piuttosto che carnali, animati piuttosto che inanimati, d'ora in avanti ignoreranno questo percorso che stiamo creando a loro rischio e anche a loro pericolo. Ora direi che questo molto molto probabilmente, vi dicevo prima, che insomma passiamo ore e ore al giorno davanti agli schermi con gadget elettronici senza praticamente parlare e vedere degli altri esseri umani. Beh, francamente non riusciamo quindi a capire oggi perché, e sottolineo perché, diversi altri esseri umani allora non devono essere esattamente tanto importanti quanto un iPad. Insomma, non so, magari io do un comando vocale, questo essere umano lo sposto, lo rendo più grande, lo mando a, come dire, lo trasferisco in un altro paese, piuttosto che potrei allargare le mie dita, due o tre dita, per allargare o stringere l'immagine del mio vicino. Ora ripeto, questo succede probabilmente nel mondo online, però sempre di più anche nel mondo offline, perché questo mondo offline, quello che resta del reale, viene visitato comunque raramente da chi si è ormai allenato, addestrato, formato nella parte online del mondo. Ora ripeto, come diceva la professoressa Cagna prima, e come alcuni di voi sanno già sulla base della loro esistenza, l'impegno, l'accettazione dei rischi, la disponibilità, il sacrificio di sé, vuol dire scegliere un sentiero certamente non segnalato, non mappato, un sentiero dal quale potremmo scivolare. Cosa vuol dire allora amore? Amore vuol dire considerare la felicità o no? Vuol dire fare, come dire, creare un'unione con comodità, ma anche con convenienza. Ma guarda caso, mai invece con un'aspettativa fiduciosa, mai questo amore si lega alla certezza che certe cose arrivano. È proprio il contrario, vedete, perché appunto l'amore chiede di espandere appunto al massimo la propria abilità, la propria volontà. Noi sappiamo infatti che molto molto raramente riusciamo a andare di pari passo, come dire, con la convenienza, con la comodità, con quello che io chiamo il comfort. Come dicevo, è proprio il contrario. Abbiamo questo sogno di amare e sogno di essere amati, certo, però ricordiamoci sempre di una cosa, che sotto c'è una verità da rispettare. Allora, ancora una volta, vedete, l'amore certo può andare d'accordo con la felicità, con le aspettative, però, ripeto, è difficile che invece vada di pari passo con comodità e con convenienza. Credo che appunto le certezze che riguardano la vostra vita amorosa di oggi siano certezze che stanno venendo a mancare. Noi siamo in un mondo di produzione, siamo in un mondo fatto di consumismo, siamo in un mondo in cui anche l'amore deve essere prodotto, deve essere generato, deve essere venduto e venduto e rivenduto. Questo è sì, insomma, una breve descrizione dei nuovi moderni rapporti d'amore. Insomma, è qualcosa quindi che è molto diverso, francamente, da quella promessa che ci si fa o faceva nei matrimoni finché morte non ci separi. È un impegno quello che richiede l'amore reale e un meno impegno quello che richiede l'amore virtuale. Ora però, contrariamente alle varie promesse, se così posso dire, fatteci da Facebook, oppure anche delle varie agenzie di dating o anche di speed dating in cui ci si incontra, ci si scopre, ci si racconta qualcosa della vita molto velocemente, in pochi minuti, per decidere poi se continuare quel rapporto o meno, ebbene tutto ciò sta
sta cambiando le nostre vite, perché in effetti ci rendiamo conto che ci vengono date possibilità, sì, ma possibilità molto rapide, molto veloce. Scopriamo quindi l'inadeguatezza nei confronti degli altri. Quindi pensate anche che potremmo avere un amore, certo, senza rischi, un amore che è un prodotto elettronico. Beh, è sicuramente qualcosa che è davanti a noi, ma cosa c'è di amore in questo rapporto elettronico? E beh, sicuramente potremmo avere una sorta di rassicurazione contro quella che sono, cito ancora una volta appunto Franzen, scusatemi, ma questo Franzen veramente ha osservato a mio avviso bene quello che succede all'amore di adesso. L'amore di oggi in effetti è un amore che praticamente si schianta contro lo specchio dello sguardo dei nostri occhi. Direi quindi che si potrebbe anche discutere di un'altra deviazione abbastanza fatale, insomma, della storia d'amore. Faccio sempre riferimento ai prodotti elettronici, prodotti in effetti che cercano di soddisfare, attenzione, non il bisogno, non la necessità di amore, sono prodotti che vanno a soddisfare invece un altro problema, il narcisismo. In effetti, questi sistemi sembrano proprio riflettere noi stessi, non ci fanno riflettere. Siamo noi che veniamo riflessi su uno schermo, davanti a tanti schermi, davanti a Facebook. Che cosa posso fare? Muovo le mie dita su un mouse e quindi semplicemente cosa faccio? Vado a chiacchierare con qualcuno, a un certo punto me ne sbarazzo immediatamente, non faccio altro che fare un click, passo a un altro amico, passo a un'altra persona, addirittura posso spostare nella mia lista di amici preferiti o non preferiti, semplicemente posso andare, non so, a dire perfetto, non mandatemi più dei messaggi su questi libri perché non mi servono più, cambio tutto immediatamente e passo magari a una nuova passione che ho appena scoperto. Quindi ancora una volta, come lo stesso Franzen ne dice, qui si fa riferimento alla soddisfazione del nostro narcisismo. Noi infatti siamo i protagonisti del nostro film, noi ci fotografiamo tutto il tempo, noi clicchiamo sul mouse e una macchina cosa fa? Beh, conferma il nostro senso di potere, di teorica padronanza. Noi chiediamo quindi amicizia a una persona ed è una macchina che conferma quindi la nostra amicizia o il nostro legame con questa persona. Attenzione però in questo caso, trovare una persona su Facebook vuol dire semplicemente includerla in questo grande nostro mondo privato, quello cioè di fare dei complimenti non tanto a quella persona ma dei complimenti a noi stessi, perché noi ci guardiamo allo specchio, ci guardiamo appunto davanti ai like o ai non like, lo sapete il modo in cui insomma votiamo le nostre amicizie su internet. Qualcuno di voi penserà in questo momento al termine illusione quando parla di amore. Beh, secondo i computer di oggi, secondo Facebook, non c'è neanche più bisogno di fare nessuno sforzo. È possibile trovare appunto la persona che noi cerchiamo. Possiamo fare riferimento magari ai nostri avvocati, ai nostri consulenti. Possiamo fare riferimento a chi vogliamo per parlare di amore. Mai lo faremo nello stesso modo in cui lo facciamo con internet. In questo caso, in effetti, non facciamo fatica. Davanti a uno schermo non facciamo fatica, scegliamo qualcuno, poi non lo scegliamo più, mettiamo un like o mettiamo un dislike. Ebbene, semplicemente, ripeto, questo è un tentativo forse a farci vivere un amore di insuccesso. È stato invece Jean-Claude Kaufmann, è un sociologo brillante, lo trovo veramente interessante, ha colto nel segno secondo me, perché a un certo punto scrive e cito: secondo l'ideale romantico tutto è cominciato con un sentimento che poi si è sviluppato ed è evoluto, è diventato desiderio. L'amore infatti conduce attraverso il matrimonio al sesso. Adesso sembra allora che abbiamo davanti a noi due opzioni molto diverse, nel senso che o possiamo appunto come dire approfittare, indulgere allegramente al sesso come se fosse un'attività di svago, oppure spetta proprio a noi poter optare per quello che io definisco, ma non solamente io ovviamente, quello che è un impegno a lungo termine, e di nuovo pronuncio il termine inglese commitment, impegno. Ora, la prima opzione significa che l'autocontrollo fondamentalmente è una questione di evitare degli impegni, nel senso che in questo caso ci sforziamo, ci facciamo veramente attenzione, tra virgolette anche qui cito, a non innamorarci e io aggiungo troppo.
Ora, in questo caso, quando io dico troppo, vuol dire che veramente chiudo la porta di uscita. Si è chiusa quella porta, è blindata, è stata chiusa con un catenaccio, sono dentro la relazione, la porta non si apre più. C'è una linea di divisione, certo, fra sesso e sentimento. Questa linea di divisione non è mai stata così poco definita e sfuggente come oggi. Ora, queste due opzioni, ricordo appunto che è sempre Kaufman a cui prende in prestito questa idea, corrispondono a due modelli contrastanti di individualità. Allora, ancora una volta, quindi gli individui contemporanei sono spinti a seguire entrambi, ebbene, verranno probabilmente tirati in due direzioni opposte. Cioè, da una parte ci sarà quello che io definisco il modello economico. Ora, questo parte dal presupposto che l'individuo agisca sempre sulla base del proprio interesse razionale. L'alternativa, cioè il modello alternativo, è invece fornito proprio dall'amore. Ora, questo modello, vedete, consente proprio all'individuo di abbandonare questo che io chiamo antico sé egoistico e di dedicare quindi conseguentemente se stesso o se stessa, se ho giustamente una donna, agli altri. Ora, questa breve descrizione dell'amore, però, secondo il mio punto di vista, e ripeto, qui c'è stata una citazione che vi ho letto sempre di Kaufman, non è del tutto corretta, nel senso che, vedete, sì, capisco bene il tentativo di fare la differenza fra queste due opzioni, l'amore economico e il modello amoroso. A mio avviso, però, sono in alcune aree parallele, perché pensate ad esempio all'altruismo e all'egoismo. Vedete, l'amore è una condizione unica, anzi è l'unica condizione in cui veramente il confine che c'è tra l'egoismo da una parte e l'altruismo dall'altro è, come dire, tutto tranne che affrontata, nel senso che veramente non la si vede più questa divisione. Quindi facendo del bene quindi all'altra persona grazie al mio amore, io faccio anche del bene a me stesso. Non c'è quindi un muro in mezzo, c'è egoismo lì, c'è altruismo. Al tempo stesso, pensateci, quando ad esempio ho cominciato a fare delle domande, quando io dico bene, questo è più egoismo o più altruismo? Attenzione, perché molto probabilmente state guardando la stessa medaglia che gira, per cui ne vedete le due facce contemporaneamente. Quindi potrei certamente vivere una vita fatta di amore out, quello che io tendo a dare, a condividere con qualcuno, senza rendersi però conto che c'è anche un amore di ritorno, un amore in. Egoistico. Ancora una volta posso avere un atteggiamento di egoismo, ma al tempo stesso posso essere altruista, perché cerco comunque di dare amore all'altro, anche se forse lo faccio in modalità egoista, nel senso che so che qualcosa di positivo ritorna su di me. Ora, abbiamo quindi questa seconda opzione, vi dicevo prima, dell'amore. Cosa succede in questa seconda opzione? Noi sappiamo quindi che c'è un collegamento con la felicità. Sì, certo, ma attenzione, oggi questa felicità è diversa. La misuriamo con lo standard dei parametri della società di consumo. Dovremmo pensare all'amore come dare, non certo al piacere dell'amore che deve essere ricevuto, che deve essere preso. Semplicemente non vogliamo pensare alle preoccupazioni generate dall'amore, vorremmo invece pensare a una vera opera d'arte che qualcuno ci offre senza nessun sacrificio. In effetti l'amore, secondo me, deve essere fatto rinascere ogni singolo giorno, ogni mattina, anzi addirittura ogni singola ora del giorno. Non dobbiamo farlo toccando degli schermi, non dobbiamo farlo comprando dei regali che sono cari, ma dobbiamo invece utilizzare il nostro dono veramente più prezioso. Noi sappiamo infatti che i doni, i regali, e cosa sono? Sono forse dare una parte di se stessi, sono un comprare un oggetto da offrire per fare del bene. Io penso ancora all'amore profondo, l'amore è quello più prezioso, e questo è il dono, ripeto, più prezioso. Credo che dobbiamo allontanarci appunto da questa vita senza sforzo, senza difficoltà, questa vita che noi facciamo sì che il marketing conduca e ci permetta di fare delle scelte che non sono più scelte, sono dei veri e propri shock questi, perché non sono più delle decisioni. In questo caso non siamo più pronti ad incontrare l'amore vero, perché ci serve un supporto di marketing, ci serve propaganda, ci serve training, una formazione anche all'amare.
Ebbene, quando due persone quindi si incontrano, desiderano cioè diventare compagni, si incontrano due biografie, secondo me, delle biografie, cioè storie di vita, che fino a quel momento avevano percorso delle strade separate. In questo momento però le due strade si fondono. Succede quindi che il passato, l'eredità passata, i vari sedimenti passati, adesso bisogna rinegoziarli. Sicuramente occorrono dei compromessi, degli accordi da entrambe le parti, da una all'altra e dalla seconda alla prima. Ora, non tutte le abitudini, le aspettative acquisite possono essere conservate se veramente teniamo a quell'unione e soprattutto se vogliamo che duri questa unione. Sicuramente alcune abitudini acquisite devono essere abbandonate. Torno sulla cultura consumistica, tuttavia, questa si ribella contro i nostri disagi, contro le abnegazioni personali, contro le rinunce ai nostri desideri che un amore offline richiede. La cultura consumistica, infatti, il suo è portavoce, consiglierebbero di gettare l'oggetto disobbediente, in questo caso sarebbe il partner, e sostituirlo, guarda caso, con un altro, cito di nuovo, nuovo e più avanzato. Vado a fare shopping, getto un oggetto che invece è un soggetto, ne compro un altro che credo essere oggetto ma che è soggetto. Allora, uomini e donne che hanno confuso l'unione tra persone con la relazione cliente barra merce. Queste persone però potrebbero, dovrebbero a mio avviso comunque aprire gli occhi davanti alla verità, perché in passato questa verità è comunque esistita, era con loro, e queste persone sono state cieche nei confronti di questa verità nel passato che hanno già vissuto, quindi nei primi decenni della loro vita. Noi sappiamo infatti che la rosa dello stare insieme può sicuramente aver generato anche delle spine. Però attenzione, perché io penso che la fragranza di questa rosa valga una, due punture ogni tanto, ripetutamente, e magari anche qualche piccola goccia di sangue. E questo penso che sia accettabile, fa parte del rapporto d'amore. Questa è una verità, la verità in cui noi viviamo, che noi la vediamo o no, che noi vogliamo vederla o meno. È una verità che certamente deve essere scoperta all'interno di quest'unione. È un po' come quando acquistiamo un oggetto sotto però una certa condizione. Allora, mi dà soddisfazione? Perfetto, rimani. Non ho soddisfazione? Oh, perfetto, riprendo il mio carrello della spesa, rifaccio shopping e cambio partner. Ebbene, in questa partnership, in questa coppia, beh, in questo caso praticamente tutti e due le persone fanno costantemente dei test per vedere quanta soddisfazione c'è ancora a fare questo shopping. Ebbene, lì nasce discomfort, nasce una scomodità. I disaccordi diventano invece dimostrazioni di incompatibilità. Sono una vera e propria prova di una incompatibilità che esiste, che è profonda, che è incurabile. In effetti l'amore è, o magari minaccia di essere, un vero e proprio, io lo chiamo antidoto al narcisismo. È proprio dall'amore, vedete, che vengono proprio le idee principali, quando magari vogliamo smontare alcune falsità, quando magari vogliamo lavorare ancora meglio sulla nostra autostima, quando ci sentiamo feriti nella nostra autostima. Magari evitiamo elaborosamente di metterci alla prova grazie a delle azioni sul campo. Ebbene, quello che in effetti viene offerto dalla versione sterilizzata elettronica dell'amore è un tenere i piedi in due staffe, è lo stare qui e lo stare anche dall'altra parte. Lo facciamo pensando alla nostra autostima, cerchiamo di evitare i rischi che l'amore vero ci dà per forza.